Infatti in questo video andiamo a vedere come si trova la retta passante per due punti. Dovete sapere che per due punti distinti passa sempre una e una sola retta. Questo vuol dire che negli esercizi, quando avete le coordinate di due punti, come qua, potete determinare sempre l'equazione della retta passante per essi. Vi ho proposto due esercizi perché esistono due casi molto semplici, come quelli che andiamo a vedere, in cui non dovete fare alcun calcolo e la retta passante per due punti si trova in un secondo. Infatti, nel primo esercizio notate che A e B hanno la stessa Y. E quindi, tutte le volte che dovete trovare la retta passante per due punti che hanno la stessa Y, l'equazione è semplicissima. Y uguale 7. Quindi non ho dovuto fare alcun calcolo, ho notato che avevano la stessa y e che essero uguale a 7, quindi questa è la retta. Allo stesso modo, qui ho due punti che hanno la stessa coordinata x. E quindi, secondo voi, cosa sarà mai la retta passante per questi due punti? Sì, proprio così, x uguale a quel numero. Come vedete, quando capitano uno di questi due casi, trovare l'equazione della retta è facilissimo. Quindi andiamo a vedere a questo punto il caso più difficile, ovvero il caso in cui i punti A e B non hanno nessuna coordinata in comune. In questo caso dobbiamo andare a fare due passaggi. Il primo passaggio è calcolare il coefficiente angolare. Vi ricordo che la formula per il coefficiente angolare è questa. M è dato dalla differenza delle y, dove le y sono queste, fratto la differenza delle x, dove le x da noi sono queste. Quindi, andando a applicare la formula, abbiamo 3 meno meno 1. Mi raccomando, attenzione ai segni, meno per meno fa più, quindi 3 più 1. Tutto fratto, meno 2 meno 4. 3 più 1, 4. Meno 2 meno 4 fa meno 6. Posso semplificare sopra e sotto per 2, così facendo sopra viene 2 e sotto 6 diviso 2, 3. Quindi il coefficiente angolare è meno 2 terzi. Abbiamo detto che per trovare l'equazione di una retta dobbiamo fare due punti. Il primo punto, trovare il coefficiente angolare, l'abbiamo fatto. Il secondo punto è andare a applicare la formula dell'equazione della retta, che, se non ve la ricordate, è questa. Nella formula y e x sono fissi, quindi dobbiamo ricopiarli, mentre questi tre numeri che vi ho indicato in rosa sono m, il numero che ho trovato al punto precedente, e x0 y0 sono le coordinate del punto a vostro piacimento. Quindi nel mio caso la retta passava per i punti A e B. Io scelgo a piacere o A o B. Per esempio scelgo A perché mi sembra più semplice come calcoli. Quindi vado ad applicare la formula. Y meno la y di A, quindi 3. M lo ricopio, che era meno 2 terzi. X lo ricopio, meno la x del punto che ho scelto A. Da me la x è meno 2, con il meno della formula, meno per meno più 2. Ora faccio i calcoli, quindi questo lo ricopio e questo lo moltiplico, quindi il primo per il primo, meno 2 terzi x, il meno 2 terzi per 2, meno per più meno, 2 per 2, 4 terzi. Scriviamola in forma esplicita, quindi la y deve stare da sola al primo membro e tutto il resto va al secondo membro, quindi meno 3 lo porto di qua, diventa più 3. Faccio l'MCM tra questi due numeri in modo tale che li possa sommare. I due termini noti li sommo, l'MCM è 3, quindi 3 per 3, 9, meno 4 più 9 fa più 5 terzi. E questa è la retta passante per i punti AB. Io ti ho guidato fino a qui. Ora che hai visto tutti i passaggi per risolvere questo tipo di esercizi, metti in pratica quello che hai imparato. E ricordati che se ti alleni e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. E anche oggi siamo giunti al termine. Com'è andata? Se sei nuovo su questo canale e ancora ti sembra tutto impossibile, tutto difficile, non demordere. Continua a guardare i video, continua a allenarti e scoprirai che alla fine non era poi così difficile come pensavi all'inizio. E magari scoprirai anche che la matematica ti piace. Io sono Monia Tomassini e per chi mi conosce bene, il mio motto sa che è questo. Se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima puntata.